Ciao, sono Antonio Donatone e questa è la prima lezione di batteria. L'idea di questo video è quello di dare delle informazioni di base in modo da consentire a più persone possibili di accedere al linguaggio della batteria, al linguaggio di base della batteria. Il mio sogno è che in ogni casa, nella casa di tutti, ci siano almeno un paio di bacchette e una batteria anche rudimentale o anche fatta in casa con le cose che abbiamo. Io, per esempio, io stesso in casa ho una cucina, come vedete, una sala, e nella sala una batteria. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Ma qual è il mistero per cui la batteria, che è uno strumento che ha poco più di un secolo di vita, è diventato così importante e imprescindibile per la musica moderna? Questo perché la batteria risveglia il ritmo, che è un istinto innato dell'uomo e che deriva dalla natura. In realtà tutte le cose più belle che facciamo, quando ci danno piacere, le facciamo al ritmo, ma anche i movimenti spontanei, come quello di camminare, correre, ballare. Il ritmo in realtà però oscilla tra due poli, come dire, quasi opposti. Da una parte il ritmo che ci fa fare le cose in modo ordinato, pensiamo al ritmo marziale, alle marce militari, dove tutti i movimenti sono contingentati in modo molto preciso, fino all'altro polo completamente opposto del ritmo tribale, che ci fa fare le danze più sfrenate e ci fa perdere completamente la razionalità. Tutto questo però ha una sintesi, un modo naturale di porsi e di sentire il ritmo. Infatti la natura è tutto ritmo, dalle onde del mare, dal vento. Ecco, vedete? C'è un tamburo, è proprio prodotto dalla natura. La batteria, come la conosciamo adesso, è nata negli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e si è completata verso la fine degli anni venti del secolo del 1900. Si tratta dell'unione di una serie di elementi strumentali che hanno provenienze differenti e vengono da vari continenti. Si può dire quindi che la batteria ha questo pregio, è in sostanza un esempio fisico dei benefici dell'integrazione tra le culture. Quando è iniziato a essere utilizzata nelle prime orchestrine di jazz arcaico, la batteria più o meno si suonava in questo modo qui. Tra gli anni 20 e gli anni 30 il jazz diventa una musica da ballo, una musica commerciale. Dilagano in tutte le sale da ballo le orchestre di swing e qui la batteria viene alla ribalta, diventa uno strumento essenziale e molto scenico, anche da parte di chi lo suona. Ci sono dei grandi batteristi dei quali vi consiglio di vedere dei video spettacolari come Gene Krupa, Louis Belson e più o meno il modo di suonare era questo qui.
L'ulteriore evoluzione del jazz americano porta la batteria a emanciparsi da un ruolo di strumento di accompagnamento, di solo accompagnamento, entrando a buon diritto tra gli strumenti solisti della band. In questa evoluzione è importante ascoltare batteristi come Max Roach, Art Blakey, Philly Joe Jones, che hanno appunto fatto evolvere in questo modo la batteria. Dagli anni 50 in poi, anche nel fiorire dei vari generi musicali più o meno commerciali che man mano si evolvono, come il rhythm and blues, il soul, la musica da ballo, il rock and roll. Il nostro strumento ha poi avuto un ruolo centrale nell'evoluzione del rock europeo, del rock inglese, negli anni 60 e negli anni 70, da Ringo Starr a Charlie Watts, i batteristi dei Beatles e dei Rolling Stones, fino ad arrivare a John Bonham e a Mitch Mitchell, il batterista di Jimi Hendrix, Bill Bruford, Stuart Copeland, che è stato un grande innovatore della batteria rock. Nella musica pop moderna vengono spesso utilizzate delle batterie sintetiche. Beh, quando però viene usata la batteria vera si sente, è un'altra cosa. Del resto, la sfida di oggi è quella di suonare insieme alla nostra acerrima rivale, che è la batteria elettronica, o drum machine.
Bando alle ciance, ora è venuto il momento di presentarvela. Ecco la batteria, ovvero il set. Perché ho detto set? Perché il set è la parola inglese che identifica la batteria come strumento unico e quindi come genere. Poi chiaramente gli strumenti che la compongono possono variare a seconda del periodo storico, a seconda dei gusti, dello stile musicale e dei gusti del batterista che la suona. Però, diciamo, quello che abbiamo davanti è il set più consueto e che ogni batteria minima deve avere, che è composto appunto da 4 tamburi, 2 piatti e un Charleston. Ho parlato di set, che è un termine inglese, perché la batteria, come sappiamo, è nata negli Stati Uniti e quindi la letteratura e tutto ciò che riguarda la batteria è spesso declinato in inglese. Quindi il consiglio è quello di imparare questi termini inglesi, quantomeno quelli che riguardano il nostro strumento. Ora vi vengo a presentare ogni singolo strumento. Innanzitutto il tamburo o rullante, in inglese snare drum. Questo è il cuore della batteria e è lo strumento più importante, quello che ci dà quella sensazione allo stomaco quando viene suonato in un tempo di batteria. È uno strumento che ha una grossa tradizione e ha principalmente 2 suoni, quello con la cordiera e quello senza cordiera. Il tamburo nasconde un segreto: sotto il tamburo è presente appunto una cordiera che viene azionata con un meccanismo che è al lato del tamburo. Quando si chiude, la cordiera aderisce alla pelle risonante e si crea il tipico suono militare o comunque del rullante. Passando agli altri tamburi, una colonna portante della batteria è la gran cassa o bass drum. È il tamburo che ha il diametro più grande e viene suonato azionando il pedale della batteria, che appunto consente di suonare la gran cassa. Il pedale è stato inventato e poi appunto messo in funzione ai primi del Novecento. La cassa ci evoca quelle emozioni che sono connesse al battito cardiaco, al movimento del corpo, ci fa ballare, quindi è un suono molto coinvolgente. Gli altri tamburi sono il tom, che in italiano chiamiamo tom e in inglese si chiama tom, e il timpano, o floor tom in inglese, cioè il tamburo che sta sul piano, per terra, perché si sostiene con dei supporti normalmente che sono appoggiati per terra. Hanno un diametro diverso, normalmente il tom ha un diametro più piccolo, tenendo in considerazione che il diametro dei tamburi viene calcolato in pollici, mai in centimetri, perché siamo in ambito anglosassone. E quindi il tom avrà un suono più acuto normalmente e il timpano un suono più grave. I vari set possono montare molti tom, come nei set dei batteristi rock degli anni 70, per esempio, possiamo pensare. Il timpano normalmente ne viene montato uno, ma anche più di uno. Pensate al set del grande Buddy Rich, che aveva 2 timpani. Infine ci sono i piatti. Anche lì abbiamo una varietà e fantasia nella scelta, sia per dimensioni, sia per tipo di suono che per insomma forma. Ma i piatti principali sono il ride, cioè quello di accompagnamento, che normalmente si tiene sulla destra se siamo destrorsi, e il crash, che invece serve per sottolineare determinati accenti della musica e che appunto ha un suono lo stesso nome lo ricorda, appunto cresce. Infine vi presento il Charleston. In italiano si chiama Charleston, in inglese si chiama hi-hat. Solo in italiano si chiama Charleston. E questo è lo strumento meccanicamente un po' più complesso. In epoca passata, nel jazz arcaico, i piatti con il piede sinistro si suonavano però a terra. Poi qualcuno ha avuto l'idea di far salire questo meccanismo fino all'altezza appunto
di tale da poterlo suonare con le mani, e quindi oggi il Charleston, almeno dalla fine degli anni 20, è uno strumento indispensabile per la batteria e ha una grossa gamma di suoni, perché può essere suonato sia con il piede sia con le bacchette. Vi consiglio, a proposito dell'E-Hat, di andarvi a vedere il video di uno dei padri della batteria, cioè di Max Roach, che si chiama Mr. E-Hat, dove lui lo suona in ogni forma, ogni declinazione, facendo capire quanti suoni può tirar fuori, da quelli che provengono da qui a quelli che provengono da qui. Il set. Ora che vi ho presentato lo strumento più bello del mondo, dobbiamo parlare del nostro corpo e di come interagire appunto con la batteria per imparare a suonarla. Vi darò quindi qualche consiglio utile su come utilizzare le parti del corpo più importanti per suonare la batteria. Intanto, un'importanza basilare per imparare uno strumento musicale l'hanno i nostri sensi, e in particolare l'udito e la vista. E questi sensi vanno esercitati come si esercitano appunto le mani e i piedi per suonare la batteria, perché sono dei recettori fondamentali per apprendere la musica. I musicisti più bravi ascoltano molta musica e quello che vi consiglio, quando ascoltate i brani che più vi piacciono, di cercare di ascoltarli sia per piacere ma anche in modo un po' analitico, cercando di capire cosa fanno i singoli strumenti e in particolare cosa fa la batteria. Questo è un primo modo per apprendere il nostro linguaggio. Invece, cosa c'entra la vista? E la vista è importantissima, perché le azioni umane si imparano per imitazione. La scienza ha scoperto che noi siamo dotati dei cosiddetti neuroni specchio, che ci permettono appunto di apprendere i movimenti che fa chi è di fronte a noi, come le scimmie in pratica. E quindi vedere dei video dei bravi batteristi è sicuramente un metodo ottimo per imparare la batteria. Quindi ricordate che è importante anche la vista. La batteria poi si suona con tutte e quattro gli arti, e anche qui ritorniamo un po' alla discendenza dalle scimmie. E gli arti superiori hanno quattro snodi fondamentali: quello della spalla, quello del gomito, quello del polso e quello delle dita. Questi sono i quattro movimenti fondamentali che vengono coinvolti nel suonare la batteria. Suonare la batteria non è un'azione muscolarmente impegnativa, quindi toglietevi dalla testa che suonare la batteria vi farà dimagrire, perché non è così. Per suonare bene la batteria, anche se la suoniamo forte, dobbiamo essere sempre rilassati, mai avere i muscoli tesi. E quindi la forza, anche dei colpi molto forti, non deriva mai da un'azione muscolare di forza, ma deriva sempre dal peso del braccio. Io vi consiglio di fare qualche esercizio di questo tipo, perché ci consente di un po' scaricarci dalla tensione, un po' imparare a avere la sensibilità per un braccio, un gomito, un polso rilassati. Ora, ci sono diverse tecniche per suonare la batteria, sia con gli arti superiori che con gli arti inferiori, ma trattandosi della prima lezione di batteria, vi do dei consigli essenziali per iniziare. E per quanto riguarda gli arti inferiori, ci limiteremo a utilizzare solo l'articolazione della caviglia. Nel caso in cui siamo destrorsi, quindi azioneremo il piede destro per il pedale della grancassa e il piede sinistro per la macchina del Charleston. Thank you.
suonare la batteria adesso ci dobbiamo dotare di un piccolo bagaglio di nozioni teoriche. Questo bagaglio poi lo dovremo incrementare, ma in questa fase ci interessa solo fare alcune esperienze di natura pratica e conoscere la tabellina del 2, del 3 e del 4. La considerazione di natura pratica è che quando noi ascoltiamo un brano della musica che viene suonata con la batteria, riusciamo a percepire una pulsazione e questa pulsazione la seguiamo normalmente con il piede. Ora, nella musica scritta, dal momento che la musica deve essere condivisa e quindi deve essere possibile scriverla, queste pulsazioni vengono inserite nell'ambito di un'unità minima che chiamiamo battuta. Ovviamente a seconda del tempo di base che viene imposto alla composizione, la battuta avrà più pulsazioni. Diciamo che nella maggior parte dei tempi che vengono suonati nella musica dove suona anche la batteria, quindi dal jazz fino al rock, al pop e alla musica moderna, il tempo che più frequentemente viene suonato è il tempo di 4 quarti, un tempo dove quindi ogni battuta contiene 4 pulsazioni. Adesso che abbiamo imparato questa nozione della battuta e del tempo di 4 quarti, che quindi in ogni battuta dobbiamo contare 4 pulsazioni, 4 movimenti, proviamo a fare questo esercizio insieme, cioè ascoltiamo un brano e contiamo fino a 4 in modo da capire dove inizia e dove finisce la battuta. Brano, per esempio The Swing, che un pezzo rock, perché no? Adesso che ci siamo divertiti, però il gioco si fa difficile. E dobbiamo far ricorso a tutta la matematica che è sepolta dentro di noi. E sì, perché questi 4 movimenti possono a loro volta essere suddivisi. Per ora, diciamo, partiamo dalle suddivisioni più semplici, perché è la prima lezione di batteria. Quindi, ognuno di questi 4 movimenti può essere suddiviso in 2, in 3 o in 4, dando luogo a quello alla divisione in ottavi, in terzine e in sedicesimi. Ripetiamo. In ottavi, in terzine e in sedicesimi. Cosa significa? Che per ogni movimento che io faccio e che posso segnare con il piede, 1, 2, 3, 4, potrò avere 2 movimenti che suono adesso con la mano sul pianoforte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma ne posso avere anche 3 per ogni movimento, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Addirittura ne posso avere 4. 1, 2, 3, 4. Quando divido in 2 si chiamano ottavi, ripeto. Divido in 3 si chiamano terzine, divido in 4 si chiamano sedicesimi.
È molto importante la divisione, perché la batteria cosa fa se non dividere il tempo? È uno strumento che serve proprio a marcare, a sottolineare la divisione del tempo. E vi dirò di più, i batteristi non possono fermare il tempo, ma almeno rispetto agli altri possono dividerlo. Mi rendo conto che questo è un passaggio un po' difficile, perché coinvolge la nostra conoscenza della matematica, che normalmente è una cosa un po' ostica. E allora lo integriamo con qualche nozione di grammatica. Per ricordarci la differenza tra ottavi, terzine e sedicesimi, infatti, per farla entrare soprattutto nelle nostre orecchie, io suggerisco di utilizzare le sillabe. Le parole con due sillabe rappresenteranno i nostri ottavi, quelle con tre sillabe le nostre terzine e quelle con quattro sillabe i nostri sedicesimi. Quindi, ottavi utilizziamo ad esempio lupo. Partiamo dal tempo. 1, 2, 3, 4. Lupo, 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 lupo. Per invece suonare le terzine pensiamo a una parola con tre sillabe, quindi pecora. 1, 2, 3, 4. Pecora, 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 pecora. Una parola con quattro sillabe, sempre nel mondo animale, potrebbe essere elefante. E quindi ci suoniamo i nostri sedicesimi con la parola elefante. 1, 2, 3, 4. Elefante, 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 elefante. Adesso le facciamo tutte e tre. Lupo, lupo, pecora, pecora, elefante, elefante. Lupo, lupo, pecora, pecora, elefante, elefante. Beh, è venuto il momento di provare a suonare la batteria. Allora, per suonare la batteria dobbiamo considerare che gli argomenti di studio principali sono quattro. Il primo è la tecnica del tamburo. La tecnica del tamburo ha una tradizione molto antica e quindi, come tale, richiede, diciamo, uno studio abbastanza assiduo. Bisogna dedicarci, sì, poi non parecchie ore, ma l'importante è che quotidianamente ci si dedichi un po' per acquisire quella sensibilità e quella attitudine a suonare il tamburo. Chiaramente tutti gli esercizi di tecnica del tamburo possono essere riportati sugli altri tamburi, tranne la gran cassa, che viene suonata con il piede, e quindi una buona tecnica del tamburo è utile per suonare tutti gli altri pezzi della batteria. Considerate che i più bravi batteristi di tutti gli stili hanno una solida tecnica del tamburo e conoscono bene i rudimenti di base del tamburo. Se vedete le cose anche più strane, più tecnicamente spettacolari, hanno alla base dei rudimenti che sono suonati in modo magari fantasioso o particolarmente suggestivo. Il secondo settore direi che è quello della coordinazione tra gli arti, sia per tenere il tempo che per diciamo avere dimestichezza con gli arti superiori e gli arti inferiori, è necessario lo studio della coordinazione, studio che è un po' faticoso, perché richiede una certa concentrazione e anche quello una certa assiduità. Però è uno studio che dà a lungo termine dei risultati più stabili. Faccio questa considerazione: se io, anche studiando assiduamente il tamburo, se magari non sono in vena quel giorno, posso suonare male tecnicamente il tamburo, però se ho acquisito invece una coordinazione piedi-mani, è un po' come andare in bicicletta, una volta acquisita si ricorda anche nel tempo. Quindi lo studio della coordinazione è un po' ostico, però una volta acquisito diciamo che rimane per più tempo. La lettura è l'altro argomento, è il grande argomento dello studio di ogni strumento e anche della batteria. Nel caso della batteria la lettura ha questo tipo di complessità, nel senso che molte partiture per batteria non riportano tutte le note che il batterista deve suonare, quindi una buona parte è lasciato all'interpretazione del batterista. E questo, se per un verso dà più libertà, come tutte le libertà, crea anche degli oneri in più. Il quarto argomento che vi consiglio di curare
e sul quale studiare è quello del linguaggio, e cioè del stile di musica al quale noi ci approcciamo. E questo è importante perché quando suoniamo dobbiamo essere pertinenti. Noi è come se imparassimo un linguaggio, e quindi questo linguaggio deve essere appropriato alla situazione in cui ci troviamo. E quindi se sto suonando un pezzo di jazz, se faccio un feel pop o rock non ci sta bene, e viceversa se sto suonando un pezzo rock non posso fare un leziosismo tipicamente jazzistico. Per abituare, quindi per acquisire questa competenza, è necessario, come dicevo in altre clip che ho fatto, è necessario e molto importante l'ascolto, quindi ascoltare la musica. Noi non possiamo imparare a suonare la musica brasiliana solo imparando il tempo brasiliano se non abbiamo mai sentito un pezzo brasiliano, quindi non abbiamo mai sentito l'intenzione con cui si suona quella musica lì. E questo vale per tutti gli stili. Questi sono i quattro argomenti più importanti. Allora, di questi quattro argomenti adesso noi ne affronteremo due e diciamo qualche piccolo accenno su questi primi due argomenti. E quindi la tecnica del tamburo e la coordinazione, al fine di arrivare a poter portare un tempo di base che ci consente di accompagnare le canzoni, diciamo, più classiche del pop e del rock. Per quanto riguarda la tecnica del tamburo, la prima grande domanda riguarda come tenere e come impugnare le bacchette. È un grande tema e quindi, come tutti i grandi temi, ha tante risposte. Ora, diciamo che per ora noi ci accontenteremo di alcune prime indicazioni. La prima indicazione di carattere fisico, filosofico, diciamo così, è che la bacchetta darebbe il massimo della sua efficienza se non ci fosse la mano a mantenerla, perché appunto darebbe il suo massimo efficiente di rimbalzo. Ora, questo è impossibile se noi vogliamo suonare la batteria, e quindi la mano ci deve essere. Però l'apporto della mano deve essere tale da non soffocare la bacchetta, ma da consentirle di dare la massima espressione in termini di rimbalzo. E sì, perché uno dei vantaggi che noi possiamo avere per dare efficienza appunto alla bacchetta è quello di consentire di rimbalzare. All'inizio della bacchetta c'è una piccola oliva, diciamo così, che noi possiamo paragonare a una pallina. Cioè, come noi facciamo rimbalzare una pallina, una palla da basket, così la bacchetta rimbalza sul tamburo. E quindi dobbiamo fare in modo che l'energia che viene restituita dal tamburo una volta che viene dato il colpo sia per noi un'energia fruttuosa e quindi ci dia appunto questo vantaggio. E per fare questo noi dobbiamo costituire un fulcro che appunto tenga la bacchetta e però consentirle un'escursione che le consenta di rimbalzare. Io individuo questo fulcro nel dito medio, nella seconda falange, tra il pollice e il dito medio. Io, insomma, diciamo che molti che mantengono questa impostazione. Ci sono altri che trovano questo fulcro nel dito indice, nella seconda o nella prima falange. Diciamo che per ora possiamo avere questa indicazione perché è un'indicazione, diciamo, della maggioranza dei batteristi. Noi dobbiamo utilizzare le altre dita per abbracciare la bacchetta, senza mai stringerla troppo, ma senza neanche lasciarla troppo libera, perché sennò rischia di caderci. Allora, questo equilibrio, questo equilibrio va esercitato, e così come va esercitata la sensibilità a riconoscere l'energia che ci restituisce il tamburo quando lo colpiamo. Proviamo quindi a fare un colpo in cui teniamo questo fulcro e assaggiamo la risposta che ci dà il tamburo. Come vedete, il tamburo ci dà una risposta tale che la bacchetta ritorna esattamente dove era. Però questo dipenderà dal movimento del nostro polso e quindi dalla sensibilità che noi riusciamo a ottenere a percepire in qualche modo questa energia di ritorno. È la stessa cosa che fa rimbalzare una palla da tennis o una palla da basket.
Questo colpo si chiama free stroke e questo colpo vi consiglio di farlo molte volte proprio per iniziare a percepire questa sensibilità. I due errori più frequenti sono quello di mettere il dito sulla bacchetta o di soffocare il colpo tenendola troppo stretta, facendo un colpo per esempio telefonato. Il colpo, una volta che l'impulso del polso è stato dato, deve essere lasciato libero e deve essere poi in qualche modo ripreso dalla mano, quasi come se riprendesse la bacchetta, in modo da sviluppare questa sensibilità. Considerate che questo free stroke ci consente di arrivare a una buona velocità senza implicare il movimento delle dita, a una velocità che non ci serve di incrementare per ora. Allora, vi consiglio di fare un po' di esercizio con questo free stroke in modo appunto da acquisire questa sensibilità, cercando di incrementare un po' la velocità senza esagerare e chiaramente facendolo con entrambe le mani, destra e sinistra. Una volta che abbiamo raggiunto una certa sicurezza su questi colpi, proviamo a fare sul tamburo quella divisione che abbiamo visto nella parte teorica tra ottavi, terzine e sedicesimi. Questa volta però noi la faremo con le bacchette sul tamburo e a colpi alternati. Che significa a colpi alternati? Che suonerà la destra e la sinistra alternativamente, senza colpi doppi tra di loro. Per cui è un'alternanza delle due mani con un colpo singolo. Tenete conto che nella terminologia della batteria, appunto, colpi alternati si utilizza proprio per dire questo, a differenza di colpi doppi, eccetera. E che nella maggior parte dei libri di batteria che vengono da oltreoceano, destra e sinistra vengono indicati con R ed L, perché stanno per right and left. Andiamo quindi a fare il nostro esercizio partendo da un tempo di base di 4 quarti, quindi ci contiamo 4 e proviamo a suonare gli ottavi, le terzine e i sedicesimi a colpi alternati, proprio con questa impostazione del free stroke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ecco, questo esercizio è un esercizio molto utile sia perché ci abitua a usare appunto l'impostazione delle mani e i colpi e il free stroke, sia perché abitua il nostro orecchio a sentire la differenza tra ottavi, terzine e sedicesimi, che diciamo sono le divisioni più consuete e più comuni. Adesso, passando all'argomento della coordinazione, allo spinoso argomento della coordinazione, proveremo a imparare a portare un tempo di 4 quarti. Ora, i tempi più semplici non vanno di pari passo con gli esordi e storici della batteria. Quindi questo tempo che io vi cercherò di insegnare è un tempo che lo ritroviamo soprattutto nei pezzi pop, rock, dove la batteria ha avuto un ruolo più semplice. Invece i primi modi di suonare la batteria sono abbastanza complessi, non facilissimi da imparare. Detto questo, allora noi partiremo da una cosa molto semplice e molto spontanea, quello di battere il piede in quattro, come l'abbiamo visto nella piccola pillola teorica che abbiamo fatto. Siamo abituati a battere il piede su ogni ritmo, quindi il fatto di battere la cassa in quattro dovrebbe essere abbastanza spontaneo. A questo movimento spontaneo cercheremo di aggiungere una divisione in ottavi che faremo con la mano destra sul Charleston. Se siete mancini, chiaramente sarà il contrario. E quindi proviamo. 1, 2, 3, 4. Come vedete, ad ogni colpo della cassa corrispondono due colpi sul Charleston. Notate che il Charleston è chiuso, quindi il piede deve serrare il Charleston, non può essere così, ma deve essere chiuso, ben serrato. 1, 2, 3.
Ora vi do un consiglio, perché dovremo inserire il rullante sul movimento del 2 e del 4. Più che consiglio, è una specie di segreto. Diciamo che quello che noi riusciamo a pronunciare con la voce, normalmente lo riusciamo anche a suonare. E allora, prima di inserire il rullante sul 2 e sul 4, noi proveremo a enfatizzare le parole 2 e 4 mentre facciamo il counting. Per counting si intende appunto contare mentre si suona. Quindi, ad esempio, se io suono questo che facevo, cassa in 4 e Charleston in ottavi, ed enfatizzo il 2 e il 4, verrà una cosa del genere. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. Anche se fate un urlaccio che non sia proprio 2 o 4, è la stessa cosa. Però il concetto è che siamo automaticamente portati a mettere enfasi su quei due punti, e a quel punto noi proveremo a suonarci il rullante su quei due punti. Tenete conto che questo tempo di 4/4 ci consente di accompagnare tantissime canzoni e tantissimi brani rock, chiaramente a diverse velocità. Però, insomma, è un buon inizio sul quale si può lavorare. Ogni cosa che si impara chiaramente è perfettibile, quindi non solo sulla coordinazione, sulla tecnica, ma anche sul suono che si ha, e quindi attenzione a suonare in modo equilibrato. Quindi un errore che spesso si fa è suonare molto forte il Charleston. Charleston deve avere il suo volume, se deve spiccare il rullante deve essere più forte il rullante. Comunque queste sono tutte cose che poi nelle lezioni successive potranno essere in qualche modo affinate e quindi migliorate. Per ora, appunto, vi consiglio di provare a fare questo tempo. Oh, adesso cerchiamo di mettere insieme le due cose che abbiamo imparato, cioè quindi il tempo con l'ostinato di Charleston in ottavi, la cassa in 4 e il rullante sul 2 e sul 4, e la divisione in ottavi sul tamburo. Per ora facciamo solo quella in ottavi, perché sennò ci complichiamo troppo la vita. Faremo due battute quindi di tempo e una battuta divisione in ottavi sul tamburo. Se siete particolarmente ambiziosi potete provare a fare la divisione in ottavi anche sugli altri tamburi, ma io ve la suonerò solo sul tamburo. Allora, diamoci un tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Beh, io spero che vi sia venuta quindi la vocazione di suonare la batteria, comunque una qualche ispirazione, e riusciamo a rivederci o dentro a questo film oppure fuori da qualche parte per scoprire insieme i segreti della batteria, del ritmo e di tutta la musica insieme. Ciao!